Scontro Stati Uniti-Turchia dopo la decisione di Trump di ritirare le truppe dalla Siria. Per il presidente Erdogan è inaccettabile la condizione posta dagli americani sulla necessità di proteggere le milizie curde. Intanto l'ISIS lancia un'offensiva nell'est del paese. La corrispondente Lucia Goracci. I blindati americani sfilano ancora dentro Manbij, la città siriana tenuta dai curdi dove si pensa arriverà l'attacco della Turchia, quando sarà. Uno scenario perso subito imminente il mese scorso all'annuncio in un tweet di Trump che i soldati americani stavano per lasciare la Siria. Le milizie curde, per Washington alleato nella guerra al califfato, sono per Ankara invece terroristi, al pari dell'ISIS. Ora però quel ritiro appare rinviato, di mesi forse, mentre il viaggio nella regione del consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano John Bolton viene scandito da un messaggio: le milizie curde devono essere protette. Lo dice Bolton ancora prima di arrivare ad Ankara, ma la richiesta provoca subito la ferma reazione della Turchia. Il ministro degli esteri Çavuşoğlu cancella un incontro già previsto. Il presidente Erdogan fa ricevere Bolton solo dal suo portavoce e chiama le parole dell'inviato americano un grave errore. Così una visita in cui Stati Uniti e Turchia avrebbero dovuto coordinare i tempi di quel ripiegamento si conclude con un nulla di fatto che sembra solo accelerare l'offensiva turca. Mentre nelle stesse ore l'ISIS contrattacca le milizie dei curdi, più di 30 le vittime e una minaccia non del tutto sconfitta. L'italiano